ne ha. Scopre che rimuovendo una sola base, il virus non ha più la stessa efficacia. Il messaggio originale nel DNA del virus viene interrotto. Lo stesso accade rimuovendo due basi. E tuttavia, se ne rimuove tre, il messaggio originale viene ripristinato. Il virus torna alla normalità. Ora non resta che capire il significato di ogni terzina, ma forse il passo più importante di tutta la rivoluzione genetica molecolare è la scoperta di un codice triplo. Si apre un nuovo mondo di conoscenze inimmaginabili prima che Crick e i suoi colleghi entrassero in scena. Dopo questa grande scoperta, i progressi sono sempre più rapidi e importanti. Oggi l'industria biotecnologica vale miliardi. Possiamo diagnosticare malattie già nel feto, identificare dei sospettati con l'esame del DNA, stabilire la sequenza dell'intero genoma umano e persino clonare una nuova vita. Mentre Watson e Crick cercano di risolvere il mistero della vita, i fisici di Cambridge si pongono un'altra grande domanda. Come è nato l'universo? Crick e Watson stanno cercando di svelare la struttura del DNA, ma a poca distanza si affronta un altro grande dilemma. Come è nato l'universo? È la domanda per cui ho lavorato tutta la vita. Per me, la storia ha inizio con un genio controverso, una delle persone che ha ispirato i miei studi a Cambridge. Fred Hoyle. Nel 1948 la nazione ascolta incantata una serie di trasmissioni di un burbero settentrionale che descrive i meccanismi dell'universo. Allora cosa sono le stelle e di cosa sono fatte? Cosa c'è nella profondità dello spazio oltre la luminosa Via Lattea? Cos'è l'universo? Un produttore dice che Fred Hoyle descrive lo spazio interstellare come se fosse una partita di cricket. Ma Hoyle fa molto di più che portare l'universo nei nostri salotti. Rivoluziona la nostra visione di esso e di noi stessi. Per 25 anni, Fred Hoyle è l'astrofisico più famoso al mondo. È l'uomo che dà il via al dibattito sull'origine dell'universo. Sono andato nel luogo in cui è nato, nel villaggio di Gilstead, per scoprire da dove proviene il suo interesse. Sicuramente immaginate gli scienziati come persone sempre circondate dai libri, che pensano solo a studiare. Ma Fred Hoyle non è così. Marina la scuola, passando le giornate nel canale vicino casa o nelle brughiere. Ama la vita all'aria aperta, l'escursionismo e l'alpinismo. Corteggia persino la futura moglie durante un'escursione. Ma c'è un altro aspetto che caratterizza Fred Hoyle, la curiosità. Hoyle si riferisce al tempo trascorso ad oziare nel canale come ad una sensata propensione per l'ingegneria. È convinto che osservare le paratoie dei canali artificiali che si aprono e si chiudono abbia molto più valore di qualsiasi cosa imparata a scuola. Sin da bambino, Hoyle è molto sicuro di sé. Presuntuoso è la parola giusta per descriverlo. Durante la permanenza a Cambridge si fa conoscere per la sua aggressività e la sua schiettezza. È una costante spina nel fianco per l'Istituto Scientifico Britannico. Hoyle si concentra sul più grande dilemma di tutti i tempi. Come è nato l'universo? Gli scienziati sanno che l'universo è in continua espansione. Ma perché non si è ancora fermato?
e da dove ha avuto origine. Hoyle collabora con due vecchi amici dei tempi della guerra, Herman Bondi e Thomas Gold. I tre trascorrono ore e ore qui, nella stanza di Bondi al Trinity College, a parlare, discutere e pensare. Ma all'improvviso arriva il momento eureka, da una fonte inaspettata. Hoyle, Gould e Bondi vanno a vedere il thriller Dead of Night, una versione degli anni 40 del film Ricomincio da capo, in cui l'eroe rimane intrappolato in una serie di eventi a ripetizione. Il film parla di un incubo ricorrente e Gold dice a Hoyle e Bondi di provare a immaginare che l'universo sia così, senza inizio né fine, ma in costante trasformazione. Questa idea getterà le basi delle loro nuove teorie sull'universo. Secondo Hoyle, l'universo non si è formato all'improvviso, ma è sempre stato lì, in quello che lui definisce stato stazionario. Credo che fosse la sera del 10 febbraio 1948. Mi ricordo di aver cominciato a scrivere le equazioni. Sono rimasto ad osservarle tutta la notte, finché alle 3 del mattino sono arrivato alla soluzione che stavo cercando. Nell'universo di Hoyle, le galassie si allontanano rapidamente l'una dall'altra e si rigenera materia nuova per riempire i vuoti che le galassie si lasciano dietro. Queste idee sono controverse, ma Hoyle vuole che il mondo intero le conosca e dopo un anno ha la sua occasione. La domanda più ovvia da porsi riguardo la continua creazione è questa: da dove viene la materia? Beh, viene dal nulla. La materia appare semplicemente. In un primo momento sembra che gli atomi che compongono la materia non esistano, ma poi ci si accorge del contrario. Non ci vorrà molto perché le idee di Hoyle vengano messe in discussione da altri scienziati. Questa è una copia di una conversazione radio che Hoyle registra nel marzo del 1949, in cui inventa il termine Big Bang, ma lo usa in senso spregiativo. Lo paragona a una ragazza che salta fuori dalla torta di compleanno. Non lo considera una vera teoria scientifica. Ecco cosa dice. È un processo irrazionale che non può essere descritto in termini scientifici. Anche per motivi filosofici non vedo una buona ragione per preferire questa idea. Secondo la teoria del Big Bang, l'universo si sarebbe formato all'improvviso, da un'unica esplosione. Mentre Hoyle denigra la teoria, questa comincia ad acquisire credibilità tra gli altri scienziati. Ma la capacità di Hoyle di generare idee, per quanto controverse, avvicina gli studenti a Cambridge. Tra loro c'è un giovane studioso di nome Stephen Hawking. Stephen Hawking è destinato a diventare il più famoso fisico dai tempi di Einstein. Ma non è un bambino prodigio. Impara a leggere all'età di 8 anni e non è nemmeno tra i primi della classe. Entra a Oxford e, nonostante non sia facile, si laurea con il massimo dei voti. Quando si trasferisce a Cambridge per il dottorato, Hawking capisce di non avere alcun interesse per l'astronomia ordinaria e che, come Hoyle, vuole utilizzare la matematica per studiare l'universo. Negli anni 60, l'argomento predominante della ricerca sono i buchi neri. Il primo a spiegare correttamente la loro formazione è Einstein, con la teoria della relatività, in cui afferma che nell'universo ci sono dei punti in cui lo spazio si assorbe su se stesso. Nel 1965, il fisico matematico Roger Penrose concepisce un'equazione che spiega come tutto venga risucchiato da un buco nero.
Si crea una sorta di scarico nello spazio in cui materia, luce ed energia scompaiono, in cui tempo e spazio finiscono. Sarà Hawking a prendere questa idea e a capovolgerla, mostrando come lo stesso Big Bang sia l'esatto contrario di un buco nero. Un'esplosione in cui l'intero universo emerge verso l'esterno da un puntino e continua ad espandersi. Al momento del Big Bang, l'azione dei buchi neri è contraria. Invece di venire risucchiati, il tempo e l'energia dello spazio fuoriescono di colpo. Se così fosse, la teoria dello stato stazionario di Hoyle sarebbe semplicemente sbagliata. Hawking non si limita a mettere in dubbio la teoria dello stato stazionario dell'universo elaborata da Hoyle. Continua a sviluppare una teoria sul comportamento delle particelle riguardo a un buco nero. Spera di sviluppare una teoria matematica che riunisca le tante idee dei fisici. Una teoria del tutto. Come l'equazione di Roger Penrose scatena le mie riflessioni sul Big Bang, un progresso porta a un altro nella nostra interpretazione della vita. L'uomo che fa un ulteriore passo avanti è Bill Hamilton. Per oltre 30 anni Bill è stato per me fonte di ispirazione, collega, mentore e amico. È un uomo timido, ma al contempo grande pensatore e accorto naturalista, molto simile a Darwin, ma con maggiori conoscenze matematiche. Trascorre gran parte del tempo cercando risposte a grandi domande. Perché facciamo sesso? Perché invecchiamo? Ma è conosciuto soprattutto per la spiegazione evolutiva dell'altruismo. Perché gli animali, uomo compreso, rinunciano ai loro interessi per amore degli altri? Mi trovo a Badger Mount, nel Kent, dove Bill è cresciuto. Questa è la sua casa. Per tutta la vita, questo sarà il suo paradiso selvaggio, un laboratorio di infinita curiosità. Questa è la collezione di farfalle che Bill fa da ragazzo. Sono tutte inglesi e tutte trovate a poca distanza da casa. A volte dice persino di preferire gli insetti alle persone. Bill vuole applicare la genetica all'evoluzione. È affascinato da un grande dilemma rimasto irrisolto dai tempi di Darwin: il mistero dell'altruismo. Perché gli animali collaborano? Perché il motto non è mors tua vita mea? Ispirato dal lavoro del grande biologo Ronald Fisher, capisce che dalla selezione naturale dipende la sopravvivenza dei geni. Nel 1964, seguendo la tradizione di naturalisti britannici come Alfred Russel Wallace, Bill parte per l'Amazzonia. Vuole studiare gli insetti gregari, come formiche, api, vespe e termiti. L'esempio di altruismo genetico per eccellenza. Queste sono formiche tagliafoglie originarie del Sud America. Rovistano in cerca di foglie, le tagliano e le portano nel formicaio. Non le mangiano, ma le riducono in concime, su cui fanno crescere un fungo che nutrirà la regina, le larve e le altre formiche operaie. Da un punto di vista darwiniano, questo può essere considerato un atto di altruismo. Gli operai lavorano per il bene della riproduzione di un altro individuo, la regina, e questo è un atto supremo di sacrificio nel mondo di Darwin.
Bill capisce che il gene dell'altruismo sopravvive se l'azione che l'individuo fa per gli altri assume un'importanza maggiore dell'individuo stesso.